Assessore, oggi ospite del progetto e della Expo Campania Alto Pregio, che cosa pensa del turismo e quindi questa volta una valorizzazione dei prodotti proprio dell'agro sarnese nocerino? Abbiamo ritenuto di sostenere e individuare nei nostri grandi eventi della Regione Campania con la misura 1.9 perché credo che questo territorio abbia tutte le caratteristiche per poter poter far emergere al meglio la qualità dei nostri prodotti, le nostre bellezze naturali, ambientali, ricordiamo i monti, piccoli parchi, un fiume che attraversa l'intera città e poi tanta storia archeologica, storica, culturale che mette insieme, unitamente ad una serie di eventi artistici, la bellezza dei luoghi. È quello che l'Europa ci chiede e qui ci sono tutte le cose belle, a partire dai prodotti della dieta mediterranea, delle nostre qualità, e credo che questa sia l'immagine migliore che la Campania possa offrire. Bellezza, cultura, bellezze ambientali, enogastronomiche, soprattutto piccole e grandi aziende che sono proprio dell'agro. Che cosa si può fare per queste aziende per aiutarle in un momento così difficile di crisi economica? Abbiamo centrato l'obiettivo delle iniziative di questi giorni come, mediante un evento artistico, un evento culturale come questo, si può far emergere la verità. La verità è che i prodotti della Campania sono sicuri, c'è da parte di elementi sleali della comunicazione che vogliono in tutti i modi affermare principi diversi dalla realtà. I nostri prodotti sono buoni, c'è da lavorare in alcuni pezzi del nostro territorio per la bonifica, ma parliamo dell'1% di 52 comuni, ma certamente 500 comuni sono fuori da questa logica. Il nostro prodotto, i nostri prodotti sono ottimali, dal cilento all'avellinese, al napoletano, al casertano. C'è bisogno anche di fare interventi di bonifica e non faremo sconto anche su quell'1%, ma non possiamo immaginare che si possa continuare a guardare il sud, la Campania, come il male del mondo. Quello che si vede da qualche anno sono soprattutto i giovani che hanno riscoperto le bellezze e soprattutto i prodotti naturali di questa terra, quindi una riscoperta sicuramente positiva questa. Noi abbiamo avuto conferme in tutti i settori, dalla costa alle aree interne, e dove le eccellenze campane hanno dimostrato che i turisti, la credibilità. E alle nostre spalle una comunicazione errata, abbiamo all'orizzonte cose belle e lo affermiamo anche questa mattina con questa iniziativa delle aree interne in un territorio a cavallo tra il napoletano e il salernitano, una terra ricca di storie, di culture, e siamo orgogliosi di averlo finanziato. Quindi vogliamo invitare chi ci guarda a venire alla Campania Alto Pregio qui a Sarno? Alto Pregio è una delle tante iniziative che noi riteniamo che possa essere utile per affermare appunto i principi che dicevamo.